su Mafia Capitale, ancora davanti alla prefettura. Questa volta io vorrei porre l'attenzione non tanto agli sviluppi pratici di questa vicenda, a quelli di cronaca, ma a quelle che sono le condizioni, le precondizioni che generano un fenomeno di questo genere. Noi dobbiamo sempre puntare la nostra attenzione, il focus della nostra azione a una maggiore richiesta di trasparenza e di efficienza, perché queste condizioni, cioè la mancanza di trasparenza e l'inefficienza che ci sono oggi nella pubblica amministrazione, sono quelle che permettano a sistemi come quello di Mafia Capitale di allineare, di prendere forza all'interno della nostra pubblica amministrazione. Quindi risolviamo il problema a monte andando a rendere più efficiente la nostra pubblica amministrazione e più trasparente.